illegale. Illegale. Si utilizzano filtri, modifiche, eccetera, eccetera. Body oil. Cioè, adesso Basta. ho una nuova novità. Ciao a Ciao a tutti tutti, ragazzi e ragazze, ragazze! nel video di oggi, come avrete visto, sono qui con la mia amica Giulia del canale Giulia Mapelli. Oggi ritorniamo con una rubrichetta che mi piace un sacco, ovvero commentiamo barra reagiamo alle novità beauty. Vi volevo anche dire che abbiamo registrato un video sul canale di Giulia, che però troverete online mercoledì. Ve lo segnalerò anche io su Instagram e ci metterò il link diretto in info box per le persone che a posteriori capiteranno qui. Esatto, in questo video che abbiamo registrato sul mio canale. Luca mi ha truccato e ha realizzato questo look veramente Quanto bellissimo. sei figa, così Mamma mia, power. strabello. Bene, direi di incominciare. Loro sanno, ogni volta che io faccio reagiscare novità, il giorno dopo che lo pubblico esce Esce Anastasia qualcosa. o qualcuno di un po' succoso con delle novità. Quindi Ecco. Anastasia è già uscita con delle novità, quindi non saremo sicuramente fuori sincro. Primissime news, abbiamo la nuova linea Glowish by Huda Beauty. Con all'interno terra abbronzante e questo qui che è una vegan skin tint foundation. Quindi, se non mi sbaglio, caro mio Luca, tu li hai già testati. Io non ancora perché li ho avuti da pochissimo. Ho Purtroppo. avuto questo onore di riceverli, ma non li ho ancora testati perché non ho avuto il tempo. C'è Però il tu video mi che vi hai. lascerò da qualche parte Il bronzer è bello, è molto figo, ma la skin coso è per me un illuminante cremoso spesso sui pori. E poi io porrei l'accento sul fatto che mi sta diventando un po' come Revolution, che ogni roba esce un nuovo brand. Cioè, perché Esatto, abbiamo sì. Wishful, ora Glowish, cioè io non Sì. so tu cosa ne pensi, boh. Un po' troppo, secondo me cioè piuttosto avrebbe avuto più senso non fare una nuova linea glowish, ma fare magari un qualcosa sempre sotto Huda Beauty o magari mantenere qualcosa di skincare all'interno, quindi tenerlo tipo di Wishful, però la linea make-up, diciamo, di Wishful, qualcosa di leggero, di soft, Io eccetera. non capisco perché ha Però fatto questa cosa, onestamente. Cioè, anche perché, cioè, penso che quando uno entra a Sephora va su Huda che su Glowish, credo. Esatto. Direi che possiamo passare al prossimo. Abbiamo la palette di Patrick Ta Beauty. Secondo me molto 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 bella, mi ispira tantissimo, però è una palette nude, quindi non è niente di straordinario che mi abbia fatto pensare immediatamente, oh mio Dio, la Non voglio. ti ha spettinato. No, cioè mi piace tantissimo. I toni, mi piacciono tantissimo i toni che ci sono all'interno, soprattutto i due cremosi sono quelli che mi ispirano di più di tutto. Volpe. Però allo stesso tempo penso un'altra, non la sfrutterei mai, non potrei mai riuscire a sfruttarla a dovere, capito? E quindi dico non vale la pena. E tra l'altro costa anche una marea Sì, cioè di soldi. Patrick Ta, no, non capisco se si vuole fare tutto l'appartamento e la villa con i nostri soldi. Cioè, secondo me la palette è bellissima 68 oggettivamente. dollari. Quindi per quanto io ami No. Patrick Ta è No, un po' ma poi troppo. c'è oggettivamente nel senso, siamo pieni di palette nude, è vero che è un nuovo brand, è vero che è il primo lancio di un nuovo brand, secondo me ci sta che sia una palette nude, però sul mercato 70 e passa euro, perché poi dobbiamo fare la conversione. No, fai che saranno Ah no, è vero. 65 euro più o Sorry, meno, qualcosina ragionavo in in meno magari, sterline. però Un po' too much, comunque più di onestamente. 60 euro, E poi c'è insomma. Patrick Ta, non è che NARS per dire, comunque è Sì, un sì, brand sì, sì. giovane. Secondo me Sì. io skippo abbondantemente. Anch'io skippo decisamente, così come skippo la nuova palette di Anastasia in collaborazione con Norvina, che è la volume 5. Per me, raga, Anastasia ha perso qualsiasi tipo di. Cioè, friendzone, level pro, proprio blocca, silenzia, cancella. Boh, ha perso qualsiasi tipo di hype. Sì, Per me, Anastasia, e no, no. questa qua è praticamente la Norvina sottile dopata. Cioè, uguale. Sì, è vero. E poi ho visto tantissime lamentele nei commenti dicendo che assomiglia un sacco alla volume 1. Eh Cioè, che è sì, proprio solo perché un c'è cioè, una volto, sì.
stupidaggine fare una Norvina Lilla quando hai già una Norvina Lilla piccola e una viola. Sì, cioè. Sì. No, ma poi alla fine senso. Se vedi c'è un botto di marrone comunque. Mm-hmm. Cioè di lilla, no thanks. E guarda, poi... solo il pack mi piace tanto. Il pack sì. Esterno, però cioè non è che vado a comprare una palette del genere. E tra l'altro Anastasia Beverly Hills, giusto per rimanere nel tema, 25 shades all'interno, $60. Quindi comunque meno di Patrick Ta. Sicuramente sì, sì. Sarà una formula molto più high end, molto più bella eccetera. Però come dicevi tu, non sei Nars, così come non sei Anastasia Beverly Hills, esatto. Quindi i prezzi sono un po'. No, comunque Anastasia io raga passo, cioè vai. Questa proprio. Anch'io decisamente. Che bello, queste sono molto interessanti. Sono la fucking vita. Però parecchio. Le bougie del pricey. Parecchio, sono i nuovi blush Prism Libre, Libre è giusto? Tu hai fatto mica la Libre, sì. I nuovi Libre. Prism Blush di Givenchy Beauty. Che bello, raga, se sapete. Sapete, no, you know. Cioè, la cipria è una delle più belle, amo. Non l'ho ancora provata. Cioè, proprio favola. E questa situa di blush qua. E poi ce n'è uno super, super peach. Mm-hmm, super visto. Ma poi non quel orangey. Cioè, questo qua. Questo qua, sì, sì. Anche questo. Ma questo è più corallino. Cioè, a me piace. È un po' più... Quello mi fa paura perché è scuro. Cioè, perché c'è tanto rosso dentro, sì. A me sai cosa fa paura di questi blush qui? Il fatto che hai poco controllo sulla quantità di prodotto. Quella che è esce. Proprio la. Secondo me, la cosa che io rifarei. Tipo anche nella cipria. Per dire, io la numerazione 3 che ha una molto rosa, una molto gialla, una neutra, una trasparente. Cioè se mi esce tanto quella rosa si vede sul mio viso. L'unica cosa che trovo un po' scomodo è oggettivamente questo dispenser a 4 che devi pregare al rosario che escano tutte e 4 nello stesso quantitativo. Sì, ma... e che non esca troppo soprattutto, perché se te ne esce un casino come sì, perché una come cipria... la polvere libera in cipria va, cioè, è finita. Però sai cosa, che la cipria comunque riesci un po' a sfruttarla, magari sì, ti sì. Avanza più cipria, fai più baking, riesci a usarla, ma il blush, se ti escono 8 kg di blush, però cosa mi fai? Però di questo mi interesserebbe molto la resa sul viso. Anche a me. Perché è in concetto blush in polvere libera. Esatto. Cioè, quando... Secondo me devono essere super super delicati. Sì, sì, sì. E poi il pack a me piace tanto perché sembra molto bougie, molto di classe. Stupendi, sì, veramente sì. Bello. Poi quella linea di Givenchy è top. Bene, proseguiamo con la collab di Glamlight in collaborazione con Micaela J Makeup. Posso dire, io non so chi sia lei. Oh, e tu sei sempre su TikTok, come hai fatto a non beccarla? Ma chi è? Non l'hai mai beccata? Ma no, ma pensavo fosse di Instagram addirittura. Ma tu sei pazzo. Comunque questa mi ha buffato di offesa ogni volta. Cioè lei è sempre nei per te, fa milioni e milioni e milioni di views. E in un anno è passata da 0 a 6 milioni di follower. Ok, sis, calma. No, comunque, cioè, wow. Bene, bene, no, molto è bene, una brava. Bella scoperta. Molto brava e ha fatto questa sua prima collab appunto bella. Con Glamlight. Io devo dire una palette molto molto bella. Sì, particolare perché a parte che gli shimmer sono pazzeschi, ma ha quello shift viola lilla utile, non 18 lilla, non 18 viola, ci sono gli aranci che con i viola stanno bene, i verdi, lime, qualche marroncino, esatto. Un azzurro, un blu, no, devo dire che mi piace molto. Poi allo stesso palette. Tempo anche sfruttabile con argento, bronzo, colori un po' più tenui, più neutri, cioè riesce a farci sì. Un po' di tutto. Ci è piaciuta la sciura, cioè molto piaciuta. Bella, sì, ma penso, se non mi sbaglio appena uscita è andata sold out immediatamente. Che bella, sai che gioia, che soddisfazione. Ma 6 milioni di follower. Sai una cosa, l'unica che non saprei è che non ho mai provato la formula di Glamlight. Io l'ho provata, non era non carina, so. A me piacque. Ecco, per me no. Flop, stra flop. No. Io nella vita non aspetto altro che le palette di Be Perfect. E questa in collaborazione con The Vivienne si chiama? Vivienne. Non lo so, non mi dice niente. Non mi dice proprio nulla. Purtroppo siamo sempre là, nel senso Be Perfect io credo che si debba staccare un po' da questa situazione rainbow. Cioè le palette di Be Perfect, a parte la Dream Big
per me, devono, cioè devono proprio smetterla di avere l'arancione, il blu, il verde, il rosso, il giallo. Che colori ci sono lì? Arancione, sì, blu, verde, rosso, però no, ma sai cos'è? Io amo le palette di Perfect e mi piace quando fanno proprio queste cose super arcobaleno, perché ti danno la possibilità di avere però tutti non i colori. Però non sono dei colori banali. Però ci sono quei colori che sono interessanti. Qui invece... No, questo è super flat. Non mi è piaciuta molto. Poi da quello che ho capito, se non ho capito male, questa è una palette pensata per le drag queen. Che... Trucco drag. Esatto, il trucco drag. Però allo stesso tempo, non so, i colori proprio nella palette mi sembrano... spenti. I don't like. Non mi pass. Piace. Passiamo volentieri. Next. Potrei introdurre Thank un pulsante. Elf Putty Bronzer. Io comunque io mi metto in qualcuno lista. Qualcuno mi dice cosa vuol dire putty? È tipo gelatina, tipo mi sembra una parola. È una consistenza. Putty. No, è la consistenza. Tu putty. No, comunque tu... no, we like i bronzer in crema, soprattutto per la bella stagione. Sì. Soprattutto per una complexion molto fresh and juicy. Sì. E we like low cost. Assolutamente. Cioè, raga, super. Sì. Lì si potrebbe prendere tranquillamente una tonalità nocciola fredda e una bella caramello. Ma voglia. 24, e... 12 mesi sei a posto. Sì, e costano 6 dollari. Avrei detto l'uno, 8, cioè. 6 dollari e ci sono 8 shades. Raga, sei goleador. Io non so se mi spiego. No, no. Io devo fare un ordine su questo, sul sito di Elf, perché è troppo bello. La dupla? Lo stanno togliendo. Stanno togliendo tutto quanto. Proseguiamo oltre. Nuovo Gloss Bomb di Fenty Beauty, che abbiamo visto anche al presidio di Sephora. Hot Cherry. Vado io. Vai tu. I proprio crocifiggetemi come Giovanna d'Arco. I am ready for your stones. But basta. Basta, infatti. Io non ho ancora provato neanche un Gloss Bomb. Neanche uno. Neanche uno mai nella vita. Boh, ma poi, raga, io vi devo dire la verità, sono carini, ma non vedo tutto sto genio dietro a questi gloss. Non lo so, sono carucci, però a me durano pochissimo. Più che altro, cioè, mi stufo tantissimo quando un brand ripropone 752 miliardi di biglioni di volte lo stesso prodotto. Cosa, sì. Cioè, ok, funziona, però boh, cioè, sì, o fai una collezione estiva con il Gloss Bomb, ma nuova uscita Gloss Bomb, seriously? Sì, ma poi anche la cosa di far uscire un colore alla volta. Cioè, brava, è proprio uno stillicidio di gloss. No. Questo in teoria dovrebbe essere prampizzante. Dovrebbe. Cioè, almeno da quello che ho visto io non mi pare faccia nulla. Cioè, il Viper è un'arma di distruzione di massa in confronto. Cioè, questo è super una passeggiata di salute. Però contenta lei, nel senso. Sì, non di nuovo non ci impazzirei dietro, ecco, non correrei a comprarlo. Di nuovo io non corro. Naked 3 mini. No, questa proprio... Perché, mi chiedo? Cioè... Cioè, non ha nessun tipo di utilità, perché se hai già la 3, cosa te... ma poi ci sono talmente tante opzioni in questo preciso momento sul mercato che non vedo per quale motivo proporre una 3 mini, che ha all'interno 6 colorazioni, di cui 2 marroni e 4 rosati... che puoi trovare esattamente in una qualunque palette che possa, cioè no, potrebbe essere anche di Makeup Revolution. No. Capisco, cioè, la easy. Cosa del tascabile, perché lo capisco. Sì, ma raga. Però allo stesso tempo comunque non hanno prezzi, cioè, bassi. No, oltretutto, ma poi è sempre un po' il discorso di Fenty. Trito e ritrito, sempre il solito concetto. O allora mi fai una nuova Naked, però full con nuove colorazioni. Camo, biscotto, nude, cioè... Ci potrebbe stare, no. Ma farle alla stessa identica, dividerle e metterla anche perché, in versione piccola, cioè... mi sembra un po' tipo riciclare quello che hai già e prenderti quegli acquirenti che sono pazzi per la Naked 3 e per riprenderteli una seconda volta per vendergli la versione più piccola. No, ma poi la però... formula di Urban Decay, io ho apprezzato moltissimo la Wild West. Bella, bellissima, molto bella, e però la Naked le altre... Honey. Però tipo è sempre un terno all'otto, nel senso che l'ultraviolet non è performante secondo me. In passato poi ne avevo provato un'altra che la Cherry mi pare che di shimmer molto sfiata. Boh, non lo so. La Cherry non l'ho mai provata. Una però... di quelle. Però comunque c'è, cioè, Urban Decay un po' come Too Faced. Mi una piace, formulazione un po' brava, vecchia. Mi piacciono di più i prodotti viso perché sono un po' mummificati nella texture. Cioè la Wild West spacca, però solo quella la per Wild ora. West, sì,
Sì. Mi era piaciuta anche la Hit. Però, piace. Sì, la Hit è anche molto carina, però le altre, un po' smortine. Come dici tu, cioè, hanno la formula un po' vecchia. È proprio il brodo della gallina che viene allungato. Speriamo che vengano fuori con una nuova formulazione. Arriviamo alle super novità. Nuova collezione Summer 2021 di Anastasia Beverly Hills. Con bronzer in crema, blush in crema in stick e illuminante in stick. Devo dire, caro amico Luca, che nonostante il mio hype fosse completamente sceso per Anastasia nell'ultimo venduta. Periodo, no, devo dire che questi mi ispirano, perché Anastasia bronzer in crema io non penso che l'abbia mai fatti. No, è la prima volta. Possiamo dire che è uguale al pack di NARS che è già fuori? Sì, però NARS ha due colori. Ma perché NARS fa ste robe? Non lo so. Cioè, però io non, NARS non li capisco. NARS ha solo due colori. Dico anche che l'illuminante in stick, carino. Mi sembra super oily quell'illuminante carino, in stick. Carino. Però i blush, c'è da qualche parte una foto in cui si vede. I blush non ce n'è neanche uno per e io sto aspettando che Anastasia butti fuori degli swatches decenti, perché questi fatti così non vogliono dire assolutamente nulla. Cioè, questo e questo comunque in Photoshop sono la stessa ora cosa. Ora dirò una cosa very unpopular. Vai. Secondo me, se fai blush e non fai un blush arancione, non hai capito il trend. No, cioè, non hai capito, non cioè, hai capito no il gioco. Target. No, non hai capito il gioco. No, non ho gelato. Cioè, sì, almeno si sono resi palette conto della stupidata che hanno fatto con le palette viso. Oh, perché ora quella mi picchia. Quella era imbarazzante. Sì, le palette viso vedo. Le palette viso erano inaccettabili. No, a livello di prezzo e di inclusività da un brand come Anastasia. No, ma poi 60 euro per una palette con tre cialde, con tre colori disponibili. No, ma ci facciamo due cene e mezzo dal sushi. Cioè, no, no, ma cose da pazzi. Pazzi. Cosa cambia tra questo e questo? Niente. Cosa cambia tra questo? Non ti arrabbiare, però. No, cosa cambia? Ma cosa vuol dire? O me li fai bene sulla pelle. Ma non pelle, lo comprare, ma o non cioè, me ma li fai. Capito. No, non è modo di fare le cose. E poi una cosa che non apprezzo affatto è che nel video in cui fa vedere tutti i prodotti ci sono appunto tutti i bronzer uno di fianco all'altro e sono completamente diversi dalla foto degli swatches. Beh, ma quello cioè, è palese, quello è starter pack. Ma guarda, no, non sembrano neanche così tanto inclusivi dal video, raga. Sembra una roba terribile, terribile. Comunque mi ispira molto il bronzer in crema e l'illuminante. Andiamo avanti perché sono uscite una marea di cose. Adesso devo decidere che cosa comprare. Sì, perché che ti cosa stai no. arrabbiando oltre tutto. Molto, quindi. Molto, molto. Possiamo parlare di una novità che non è inclusa su Trendmood. Certo. Che però a me è piaciuta tantissimo. Beata te che te le ricordi, io me le no, scrivo. No, mi è piaciuto da morire il mini video di presentazione dei nuovi rossetti di Mesauda. Non sponsor, no, niente di niente, ma questo video per me spacca da morire. Sì, è bello, bello yo-yo, sì. Tra l'altro Mesauda sta facendo, cioè almeno delle belle collezioni, secondo me anche molto. Quelle estiva hanno proprio migliorato la qualità delle polveri. E veramente ricche sì. di ombretti. No, adesso no. bisogna vedere questi rossetti. Hanno dei colori super belli. Ci sono anche dei nocciola aranciati. Oh, molto lo voglio. Aspetta, molto molto fighi. Lucidi. Sì. Ho visto che sembrano un po' dei gloss. I don't know. Comunque vediamo. Vediamo vai, vai, quando vai, arriveranno. Esci. Usciamo la nuova novità. Huda Beauty ha aggiunto alla famiglia Nymph una nuova collezione 2021 e qui entriamo tutti in crisi. È il 7 oggi, esce oggi. Tre. Vieni più in qua, ci. Oh, pardon. Sono tre illuminanti in crema però, se non ho capito male, giusto? Noi amiamo le creme. Chi tre illuminanti crema? In crema. E ma quel qua, pennello? Già qua sono in crisi. Tre nuovi illuminanti in crema. Bellissimi. Stra bello. Questo è mio, questo già a è mio, raga. A me non piace, è un blush barra illuminante fatto a forma di rosa, il pack è stupendo, ma il colore proprio mi sa di è un illuminante lilla. Rosa. Ma mi sa di lilla, ma cioè su di me stupro. Io lo vedo già grigio. Completamente grigio. Comunque raga, guardalo, sfidatemi, dai, amo, cioè, sfidatemi è argento, tra poco. Ad avere un pan
più figo di questo. Chiaro. Cioè non c'è un pan più bello, neanche la rosa di Lancome, che vabbè ormai. Chiaro, però cioè guarda lo swatch su di me, io questo non lo potrei usare mai. Io lo mai. Io lo accatto, I don't care. No, io no. Body oil. Basta. Cioè adesso cos'è sta cosa che in 3 secondi sono usciti tutti fuori con un body oil? Ma perché cioè, ci vogliono fritte per l'estate. Sì, ma boh, poi deve essere anche una certa consistenza. Poi amo, perché sei... a me dà proprio... Allora, a parte che sei intransigente. Io molto. Ma poi hai questo look cattivo. Sì, vero, oggi sono quindi proprio sei ancora aggressiva. Proprio un ariete da sfondamento. Molto. Però aggressiva. Devo dire che sono bellissimi i pennelli della linea. Pennelli. E la borsa e il telomare. Il telomare, cioè tu immaginati andare al mare col telo Huda Beauty. Ah, ma io arrivo col cammello. Sfidami, sfidatemi tutti. Cioè combattimi col cammello. No, anche la borsa. No, è tutto molto bello. Davvero belli. Il mio compleanno è il 24 novembre. Io prenderò un illuminante in crema, l'illuminante rosato e un pennello. Io illuminante in crema e forse un pennello. Se proprio. I pennelli sono belli, proprio. No, sono proprio belli i pennelli. Però sicuramente l'illuminante in crema. Cosa che comunque un po' mi mette in crisi per il discorso di prima di Anastasia. Perché non so se non compri nel giro di Anastasia. Una settimana. Esatto, perché a questo punto io sono in punto di domanda sul bronzer di Anastasia. Ma attenzione, perché se mi seguite saprete che io sono fan di Jaclyn Hill, che ha la sua linea Jaclyn Hill Cosmetics, e hanno fatto una nuova collezione che sembra... Amo Giulia, raga, Giulia non ce la fa a farcela questa Jaclyn Hill. No, veramente. Al bacio! Può prendere tutti i miei soldi. Allora, c'è all'interno lip oil, no. Thank you, next. Illuminante corpo. Che palle. No, guarda. Toglietemi una flebo di umiltà, cioè, per questi brand che credono che vogliamo essere unti. No, infatti. Un bronzer in crema. È un po' francese bronzer. Un è un bronzer. Po' io sì. In 5 colorazioni a $29. Non è inclusivo. Non è inclusivo. Beh, non dipende che colori ci sono, dipende anche quanto è modulabile, però. Te l'ho detto un po', non so neanche che colori ci siano. Ah, ok. Ho attaccato apposta già così. E lei, vabbè, lei è una gnocca a paura. Cioè, lei è proprio gnocca. E io sul bagnasciuga. Ah, e un illuminante in... Drops. No, in polvere libera. In polvere, già, no. Ah, in polvere. Calma. In 3 colorazioni. Quindi penso che prenderò la crema abbronzante e La crema abbronzante. No, ho sbagliato. L'illuminante liquido in 3 colorazioni. Colorazioni. L'illuminante putti e lighter, 4 colorazioni. Quindi cream bronzer e illuminante. Vive Muse, che è il nostro brand del momento. Abbiamo fatto entrambi i video, tu lo uscirai. Io il tempo sì, di questo video. Però non ho fatto solo Vive, io ho usato alcuni prodotti insieme ad altre novità make up. Beh, comunque trovate delle referenze da me e da lei. Sì. È un brand che vi assolutamente consigliamo di sperimentare. Because è made in Italy. Primo, secondo, lei è una bravissima persona, quindi già. Cioè, proprio lei è super cute. Ma poi la qualità dei prodotti è veramente tanta roba. Io ogni volta che uso il bronzer mi rimane proprio una cosa sulla pelle liscia, omogenea, sfumato da Dio. Meraviglioso. Quindi comprare. Io sto aspettando che esca il Lip Dew, che lip è appunto oil. Un lip oil super luminoso, super bello. Con dei glitterazzi con funzione skincare per le labbra, giusto? Esatto, sì. E insieme a quello prenderò Pesca. E io sorbetto. Non ci sono i nuovi blush di Pat, che però abbiamo visto appunto al press di Sephora, e sono molto molto sono bellissimi quei blush, raga, davvero belli. Noi ne abbiamo già uno, giusto? Uno, sì, e devo provarlo, ma idem. Penso che adesso nel weekend mi metto a sperimentare un po'. Molto belli, e hanno questa rosa incisa che... Cioè ti viene un dolore anche solo quello. Mamma, io devo fare gli swatches per le storie così. Sì, cioè, come fai? Non vuoi rovinarlo? Però posso dire una cosa. Allora, al di là del fatto che da quello che ho sentito dire, a breve bisognerà dichiarare quando su una foto postata sui social si utilizzano filtri, modifiche, eccetera, eccetera. Pat dovrebbe essere veramente illegale. Far vedere una cosa del genere è imbarazzante sulla pagina di un brand.
Cioè, raga, non si vede niente. No, è un filtro, punto. È un filtro. E poi molto spesso sugli shimmer ha quel filtro che fa non brillare. Kira, ma una roba del genere che accentua il tipo come se bruciasse il colore. Sì, no, per me ti dico, è inaccettabile. Ogni volta che vedo queste cose nella home, dà un fastidio. No, mi fa passare la voglia di comprare. Mi fa passare la voglia ma di comprare. Perché non si fa così. Ma tanto adesso sarò obbligata. Cioè, tu ma puoi farmi una roba del genere? Sei un'azienda, sei un brand, tu non puoi fare una cosa del genere. Questa ragazza non ha neanche i contorni del naso tra poco. È imbarazzante. Guarda che cos'è che ha sulla pelle. Più non che è, altro, cioè, per due motivi. Adesso finiamo nella vera Maria De Filippi. Sì. Per due motivi. L'abuso di filtri, con cui io proprio ho un forte astio. Io uso i filtri su Instagram quando sono cesso e quando non parlo di make up per fare ma anche certo, lo stupido. Ma certo. Quando devo provare un prodotto, io non posso utilizzare un filtro. Ah, raga, nelle nostre foto, ma come quelle di tantissime altre persone, se zoomate si vedono i pori, perché lasciamo apposta la grana. Uno, perché non la sappiamo editare bene. Certo. Due, perché io stesso da compratore, se vedessi un prodotto make up e non fossi particolarmente arguto, utilizzato con un filtro, comprerei il prodotto aspettandomi, ho azzeccato tutti i verbi. Bravo. Aspettandomi una resa del genere. Quindi non inequivocabilmente il prodotto make up mi deluderebbe, perché poi si innesca il meccanismo di andare a cercare l'effetto di un filtro da un prodotto e non essere mai soddisfatti. In realtà, raga, lo sapete voi che guardate, ovviamente l'abuso dei filtri fa male. Uno, perché ci creiamo delle paranoie inutili. Certo. Perché tipo noi che lavoriamo spesso con la faccia ci vediamo 600 imperfezioni in più. Ma in generale comunque sì, siamo tutti voi, noi tutti molto critici, certo, col proprio io. Ma in più se ci abituiamo a questo standard di performance filtrata del make up, ci sentiremo sempre inetti. Certo. Perché su di me non funziona, certo, cosa ho fatto che non va bene, perché la mia pelle così. Poi sai cosa penso io? Cioè, ci sta magari quella giornata in cui ti senti cesso, ti metti su un filtro, non stai ammazzando nessuno. Ma non a livello professionale, cioè non per mostrare un prodotto. Vai a mostrare un prodotto con su un filtro. Perché, cioè, è come se venissi qui. Oh, vi piace? Guardate come sono cresciute le mie ciglia. Vi piacciono? Cioè, siamo tutti stupidi, voglio dire. Beh, scherzi di gente che mette le ciglia finte nelle campagne pubblicitarie dei mascara. È legale proprio, punto. Cioè, non è che possiamo... Però, ti ripeto, da parte di un'azienda, di un brand come Pat, per cui i prodotti costano l'ira di Dio, per me è imbarazzante che in ogni suo post ci sia questo filtro allucinante, perché veramente è come, per me mi perde tutto l'hype del prodotto, motivo per cui quando escono i prodotti poi di Pat raramente vado a comprare qualcosa. Certo. Perché tanto veramente te li fanno vedere qui e sembra tutto wow, incredibile, e poi cioè non si vede nulla. Non penso proprio che questa ragazza non abbia i pori, non abbia i contorni del naso. E finalmente mi sono tolta questa cosa, perché volevo dirlo da tanto tempo. Sei venuta qui a fare polemica. Raga, noi presto su canale 5 con Barbara Morandelli. No, veramente. Quindi la lista della spesa è fatta, l'anti-haul è fatto, le cose che compreremo, le cose che non compreremo. Mi è piaciuta tantissimo questa rubrica. Sono posso partecipare, certo, più spesso. Io sono molto felice. Sì, allora fa piacere di avere gli ospiti, così io mi sciallo. Sì, infatti. Io poi guarda che sono toro, no, ma io se ho delle opinioni da esprimere, cerco sempre di essere molto. Siamo amici per un motivo. Politica. Si dice politica? Politica li correct. Politica li correct. Però. Diplomatica. Diplomatica, bravo, non politica. Politica. Cerco di essere, Parlamento, cerco di essere così. Diplomatica, però quando ho un'opinione da esprimere, insomma, sono un po'. Ed è giusto così, raga. Cioè, io ho pensato fosse utile fare questo video con Giulia, perché questo è uno dei video chiacchiericci. E secondo me è molto carino anche per vedere un po' la personalità. Siccome io la vivo. Non se l'aspettavano da me, secondo me. Siccome io ho una personalità un po' fumantina, lei è molto cute ed è un suo lato, non è artefatto. Lei è proprio cute, però nel senso, quando si trova in un'argomentazione esce tutto il toro con le corna, sì, che esatto, è nella sua astrologia. Esatto. Lo rifaremo ad agosto con 40 gradi, amici. Assolutamente. A casa mia, allora. Sì. Qua, raga, qua sopra c'è l'aria condizionata. Sì. C'è la vita. Comunque, noi speriamo tantissimo che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like, un commentino e trovate in info box anche il video più o meno fra qualche giorno di Giulia. Va bene, insomma, yes. Ci rivediamo lì fra qualche giorno. Grazie mille come sempre per aver guardato il video. Grazie Giulia per essersi arrabbiata e scaldata sul mio canale. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.